Siamo a San Giorgio Scarampi nell'Astigiano, siamo nel cuore della Langa Astigiana, qui l'agricoltura è protagonista, ma non soltanto vitivinicoltura ma anche allevamento di bestiame. Si svolge infatti oggi la 20ª rassegna del bue castrato di razza piemontese, l'11ª fiera regionale. Una giornata che rende merito al lavoro degli allevatori davvero preziosi qui sul nostro territorio, ed è anche l'occasione per visitare il paese di San Giorgio Scarampi, visite guidate anche alla torre medievale e tante le iniziative di oggi, a partire dall'affluenza del bestiame e poi l'esaminazione dei capi da parte della commissione tecnica, la stima del peso del bue e poi nel pomeriggio la premiazione dei capi. Allora andiamo a conoscere tutte le fasi di questa rassegna e le particolarità del nostro territorio. Diciamo che noi abbiamo voluto dare una continuità alla nostra fiera, che è ormai giunta alla 20ª edizione, è nata in un periodo buio per il settore zootecnico, in pieno periodo mucca pazza. Avevamo deciso di promuovere questa manifestazione proprio perché ci eravamo resi conto che chi allevava bovini castrati, quindi manzi, buoi, riusciva a smorzare un pochettino tutti quelli che erano i disagi legati alla difficoltà del mercato di quel periodo, anche perché col passare del tempo, degli anni, i bovini acquisivano valore, quindi l'allevatore non era costretto a venderli in un determinato periodo come capitava per i tori o per le vitelle. Questo è stato apprezzato dagli allevatori, ma soprattutto dai macellatori, dai macellai, che hanno iniziato ad arrivare non solo dai paesi circostanti ma anche dalla Liguria, dalla Lombardia, e hanno valorizzato i nostri bovini, che quindi riescono da alcuni anni a spuntare dei prezzi notevolmente migliori rispetto agli allevamenti intensivi, ad altro tipo di allevamento. E questo ci ha dato la convinzione di continuare, di crescere. Adesso quest'anno, nonostante tutte le problematiche organizzative legate all'emergenza Covid, abbiamo voluto, anche se in forma un po' più ristretta, abbiamo partecipato con meno capi, però abbiamo voluto dare continuità perché è giusto, soprattutto bello, ma soprattutto è un servizio che diamo agli allevatori. Serve perché è un modo per presentare i propri prodotti e soprattutto per presentare i loro metodi di allevamento, che devo dire sono apprezzatissimi da chi crede in questa razza e da chi nel proprio negozio vuole dare un prodotto più caro, perché è inevitabile, però di una qualità sicuramente superiore. Ed è anche il momento per far conoscere San Giorgio Scarampi a chi non è del territorio. La visita guidata alla Torre Medievale è una delle iniziative di oggi. Ma senz'altro, è la nostra torre, è il simbolo di San Giorgio, la nostra torre, ed era una torre vissuta, quindi all'interno si può capire chiaramente che il signore locale viveva lì con la propria guarnigione per difendersi e per proteggere anche gli abitanti di San Giorgio, che già allora erano contadini e allevatori. 20 anni che questa rassegna ha vita a San Giorgio Scarampi, ed è l'11esimo anno di cui la regione patrocina l'iniziativa. Abbiamo il vicepresidente Fabio Carosso, che ben conosce il territorio. Rassegna del bue castrato di razza piemontese, la piemontesità oggi la fa da padrona. Sì, beh, intanto devo dire che è un paesaggio unico. Quando arrivo qua a San Giorgio, come in tutte le Langhe, anche nel nostro Monferrato, vivo veramente un'esperienza unica, quindi vengo molto volentieri, non solo quando c'è la fiera, il sindaco lo sa molto bene. Al di là di quello, è molto importante, come diceva prima giustamente Marco, avere rispetto degli allevatori, questi allevatori che fanno tanti sacrifici, perché allevare questo tipo di vitello così allo stato brado, con una cura particolare, non è facile, e allora è giusto che vengano fatte queste iniziative, queste fiere, per dare valore al prodotto, per far conoscere soprattutto anche a chi non ha la fortuna di venire qua oggi, di sapere che da alcuni macellai si possono comprare delle carni eccezionali, quelle che tante volte troviamo nelle più belle tavole dei grandi chef piemontesi, di cui siamo ricchissimi. Quindi l'invito è di consumare carne piemontese di allevamenti diciamo così, dove c'è una tracciabilità importante, e qua sicuramente a San Giorgio la fanno da padroni, perché tutte quelle che vediamo qua oggi sono di altissima qualità.
e oggi viviamo una realtà dove lei personalmente si riconosce, perché come si diceva fuori microfono, Fabio Carosso è stato anche sindaco di un comune piemontese, quindi in pratica si torna un po' a casa in queste occasioni. Beh certo, intanto un grande rispetto per i sindaci perché sono sempre in prima linea, mai come quest'anno hanno dovuto veramente fare un grande sacrificio, perché con il Covid hanno dovuto prendere delle decisioni come anche noi molto importanti, dovendo anche suggerire a tanti cittadini insomma obblighi che non erano così abituati a fare. Quindi un grande applauso a tutti i nostri sindaci che veramente ci hanno dato anche un grande supporto nelle decisioni che abbiamo dovuto prendere, e quindi per me insomma prima vengono sempre i sindaci e poi tutto il resto.